Questo video è dedicato a coloro che lottano per controllare i pensieri negativi nella propria mente, nonostante i loro migliori sforzi. Se ti riconosci in questa descrizione, assicurati di guardare questo video fino alla fine per comprendere appieno il messaggio. C'era una volta un uomo che si sentiva profondamente triste e preoccupato. Continuamente egli cercava aiuto da un maestro saggio nella speranza di trovare sollievo. Rivolgendosi al maestro, disse: «Signore, la mia mente è sempre assediata da pensieri negativi. Non importa quanto duramente io cerchi di liberarmene, non mi abbandonano mai. Per favore, dammi qualche consiglio per placare la mia mente». Il maestro Zen ascoltò con gentilezza e condusse l'uomo verso uno stagno vicino, dove alcune persone stavano lavando i loro panni. L'acqua dello stagno era torbida e non permetteva di vedere attraverso. Il maestro chiese all'uomo: «Puoi vedere il fondo di questo stagno?» L'uomo rispose negativamente. Non riusciva a vedere nulla con chiarezza. Il maestro invitò l'uomo ad entrare nello stagno e tentare di guardare il fondo. Ma più l'uomo si muoveva, più l'acqua diventava torbida. Anche immergendo la testa, non riusciva a vedere nulla. Deluso, l'uomo uscì dall'acqua e disse al maestro che non riusciva a vedere nulla nello stagno. Il maestro Zen sorrise saggiamente e chiese all'uomo di sedersi accanto a lui. Rimasero in silenzio vicino allo stagno, mentre, con il passare del tempo, la gente smise di venire a lavare i panni e l'acqua cominciò a calmarsi. Alla fine, il fango si depositò sul fondo e l'acqua divenne limpida. Il maestro chiese all'uomo se ora poteva vedere il fondo dello stagno. Questa volta, l'uomo riuscì a vedere chiaramente il fondo e notò persino alcuni piccoli pesci che nuotavano intorno. Il maestro spiegò che così come lo stagno, quando ci sforziamo di eliminare i nostri pensieri negativi, diventano solo più forti, come il fango che intasa l'acqua. Questa è la legge dell'effetto inverso. Quando cerchiamo disperatamente qualcosa, diventa più difficile trovarla. Così, anziché combatterli, dovremmo lasciare andare quei pensieri senza resistere. Col tempo perderanno il loro potere e svaniranno naturalmente. L'uomo capì che non doveva combattere contro i suoi pensieri negativi, ma trovare la pace dentro di sé. E con il tempo quei pensieri sarebbero svaniti da soli. Il video prosegue spiegando che milioni di persone soffrono di pensieri negativi e spesso cercano di combatterli con la forza della volontà. Tuttavia, questo approccio è controproducente, come cercare di non pensare a una scimmia, il che solo aumenta la persistenza dei pensieri. La legge dell'effetto inverso suggerisce che più cerchiamo qualcosa, più difficile diventa ottenerla. Si consiglia quindi di concentrarsi sul processo anziché sul risultato desiderato. Cerca di lasciare andare i pensieri negativi anziché combatterli attivamente, poiché solo così potrai raggiungere la pace interiore e far sparire certi pensieri. Tu come lasci andare i tuoi pensieri negativi? Fammelo sapere nei commenti. Ti auguro di vivere in pace per sempre e ti aspetto sempre qui sul canale Il Segreto del Samadhi. Al prossimo video!